2 giorni in pista dall'alba al tramonto, 7 tester, 7 moto, i tecnici delle case e pneumatici di eccellenza. Tutto questo è stata la comparativa di Red, la prova evento che ha messo a confronto le migliori super sportive del momento. Il primo giorno ci sarà utile per conoscerle meglio, il secondo sarà quello dei tempi sul giro. Il mondo delle super sportive negli ultimi anni è cambiato radicalmente. Rispetto ai fast del passato, di moto vendute ce ne sono sempre meno. Pensate che soltanto nel 2017 le unità vendute erano 3.000. Eppure per le case queste moto super sportive rappresentano un importantissimo banco di prova, di sviluppo di tecnologia, di potenza, di soluzioni innovative e di sicurezza. Bene, chiamiamole bandiere tecnologiche per le aziende. Beh, mesi importanti di lancio di tutti quanti i modelli ci portano oggi ad Alcaraz per il confronto diretto. Le 4 giapponesi e le 3 moto europee, dove gomme, prestazioni, piloti ci serviranno a capire qual è davvero la migliore. Tutte diverse, tutte votate alla ricerca della massima performance. Le moto di questo confronto dimostrano come non esista la ricetta magica. Esistono invece molti punti di vista ingegneristici per cercare di ottenere le migliori performance. C'è chi preferisce moto lunghe e aperte, come tutti i costruttori europei e Kawasaki, e chi invece punta sulla super compattezza, come le giapponesi. La scelta giusta non c'è. Semplicemente sono strade differenti per andare veloci in pista, molto veloci, ma da questi pochi numeri alla fine scaturisce il carattere delle moto. Aggiornata lo scorso anno, la super sportiva di Noale, plurivittoriosa nel mondiale Superbike, adotta un motore V4 da 65 gradi, configurazione V stretta quindi. Questo particolare motore è sicuramente il suo elemento distintivo. Aprilia è stata pioniera dei controlli elettronici sviluppandoli interamente in casa, con un pacchetto che l'ha portata alla vittoria in Superbike, lo stesso su cui oggi può contare la RSV4. Parliamo di quote? Parliamone. 1435 mm di interasse, 104 mm di avancorsa, 25 gradi di inclinazione canotto di sterzo, 201 cavalli a 13.000 giri e 115 Nm a 10.500 giri, i dati di potenza e coppia. Niente sospensioni elettroniche per lei, Aprilia resta fedele al classico click con il cacciavite per le sue all-ins. Aprilia è una racer vera, il moto B racer di Aprilia è sicuramente rispettato, è la moto concettualmente più vicina alla moto da GP. Aprilia è una bellissima moto, una moto da corsa, vera. Sulla breccia da anni è una delle moto più amate dai piloti amatori. Perché? Perché BMW ha costruito una sportiva facile attorno al suo fenomenale 4 cilindri per potenza ed erogazione e per prima ha portato a bordo un'elettronica di controllo avanzata. Un classico 4 cilindri in linea per lei, il primo a sfruttare pistoni da ben 80 mm di diametro. Eroga una potenza di 199 cavalli a 12.500 giri e una coppia di 113 Nm a 10.500 giri. 1438 mm di interasse, 96,5 mm di avancorsa e 24 gradi e mezzo di inclinazione canotto raccontano una ciclistica caratterizzata da un forcellone lunghissimo. È stata la prima a portare in dote sospensioni semiattive, marchiate Sachs, o raggiunte alla terza generazione. BMW è la solita moto che è comodissima, molto semplice da guidare, grande motore, e diciamo che è, tra virgolette, quella più semplice da condurre anche a ottime velocità. BMW è l'amica di sempre, quella che sai quello che fa, e la più comoda sicuramente anche per quelli che sono più alti. La fuori quota del gruppo è anche l'ultima arrivata sul mercato. Il suo motore desmodromico V4 ha infatti una cilindrata di 1103 cm3, ottimale secondo Ducati per garantire non solo potenza ma anche guidabilità e coppia. E di potenza qui ce n'è davvero una marea.
214 cavalli a 13.000 giri con una coppia di 124 Nm a 10.000 giri. Segni particolari? Quasi tutti. Il motore a scoppi Twin Pulse per assomigliare a un bicilindrico, l'albero motore controrotante come quello delle MotoGP. Il telaio front frame è collegato direttamente al motore. L'ABS è funzione cornering anche con mappatura race e gestisce lo scivolamento di ingresso di curva. Nemmeno le gomme sono normali per lei, con il posteriore da ben 200/60 che ha solo la Ducati Panigale V4. Per lei sospensioni semiattive Ohlins, i suoi numeri parlano di 1469 mm di interasse, 100 mm di avancorsa e 24,5 gradi di inclinazione canotto di sterzo. Tutto per 198 kg in ordine di marcia. Ducati, cioè, ero molto curioso di provarla, effettivamente Ducati è un'altra moto come la prima, una moto veramente da corsa. Ducati è una moto molto molto emozionante, tantissimo motore, è una moto che all'inizio ti porta in un'altra dimensione rispetto a tutte le altre. Presentata lo scorso anno, la Fireblade vuole continuare la filosofia del Total Control lanciata 26 anni fa da Tadao Baba con la CBR 900 RR. È una sportiva molto tradizionale per la configurazione del motore 4 cilindri in linea e il layout telaistico. Ma attenzione, Honda l'ha tirata come un bodybuilder, accorciando pure le viti per limare il peso. Infatti il suo segno particolare è sicuramente la leggerezza, 195 kg in ordine di marcia con il pieno di benzina, quello dichiarato. Il serbatoio è addirittura in titanio, parliamo di numeri, 192 cavalli a 13.000 giri e 116 Nm a 11.000 giri di coppia. Misure ultra compatte per lei, l'interasse è di soli 1404 mm, l'inclinazione canotto di sterzo 23,30, l'avancorsa 96 mm. Anche per Honda le sospensioni sono semiattive, questa volta marchiate Ohlins. Honda, in una parola direi maneggevolezza, tanta, è la più leggera del lotto, si sente guidandola, l'abbiamo anche pesata e quindi conferma il peso, il fatto che sia la più leggera. Ha un telaio fantastico, ti dà subito un feeling strepitoso. È la novità assoluta della comparativa ed è anche la novità 2018 per la casa di Akashi, che porta per la prima volta in pista la Ninja con sospensioni semiattive marchiate Showa. Questa è la peculiarità che la distingue dalle altre. La moto più vincente in superbike degli ultimi anni parte da una base piuttosto canonica, con un 4 cilindri in linea Screamer capace però di 200 cavalli pieni erogati a 13.000 giri e una coppia di 113,5 Nm a 11.500 giri. Prestazioni ovviamente gestite da un'elettronica avanzata, anche se priva delle ultimissime novità. 208 kg il peso dichiarato in ordine di marcia, misure piuttosto aperte, più europee che giapponesi, per la ciclistica con 1440 mm di interasse che è accompagnato da 107 mm di avancorsa. Kawasaki per me è stata una bella sorpresa, mi aspettavo un po' meno coppia dal motore e in realtà eroga bene. Kawasaki è nel complesso una moto facile da guidare, però devi lavorarci un pochettino di più, sembra una moto un pochettino meno racing delle altre. Non si può parlare di super sportive senza parlare di GSXR, una sigla, quella di Suzuki, che ha segnato più di un'epoca in pista. L'ultima evoluzione della maxi sportiva di Hamamatsu porta in dote tutte le chicche elettroniche di ultima generazione, applicate a un classico 4 cilindri in linea che poi tanto classico non è più. Il suo segno particolare? La distribuzione a fasatura variabile, la Suzuki è l'unica a proporla. Il risultato sono 202 cavalli a 13.200 giri e una coppia di 117,6 Nm a 10.800 giri. Altri numeri interessanti, il peso ad esempio, la Suzuki ferma l'ago della bilancia a 202 kg con il pieno di benzina e poi le quote vitali, 1420 mm di interasse, 23,20 angolo di sterzo e 95 mm di avancorsa, quote estremamente compatte come quasi tutte le giapponesi. Niente sospensioni elettroniche per lei, come Aprilia, Suzuki resta fedele al classico click. Suzuki è
impressione che sia ancora, nonostante sia un progetto nuovo, comunque c'è ancora qualche cosa di vecchio. Non mi piace moltissimo la posizione di guida, ma manubri troppo chiusi, però la facilità di guida è interessante. Suzuki è una moto, sinceramente me l'aspettavo un pochettino migliore, perché pensavo ci fosse stato uno step migliore dalla precedente versione. La sportiva di Iwata è giunta ormai alla seconda generazione e si presenta con tanti piccoli miglioramenti, soprattutto a livello di elettronica. Figlia di concetti tecnici derivati dalla M1 da MotoGP, ha come segno particolare l'albero motore crossplane che rende irregolare l'ordine degli scoppi, migliorando soprattutto l'erogazione e la trazione. Un 4 in linea che funziona come un V4, quindi questo è il suo segno particolare. Potenza e coppia sono al top, 200 cavalli a 13.500 giri e 112,4 Nm a 11.500 giri. Ma anche l'elettronica è al top. Yamaha è stata la prima a introdurre di serie lo slide control che gestisce la derapata, ora evoluto sulla versione 2018. Come quasi tutte le giapponesi, anche la R1 sceglie la strada della compattezza con solo 1405 mm di interasse abbinati a 24 gradi di inclinazione canotto e 105 mm di avancorsa. L'R1 è, a me piace tantissimo, a mio parere è fatta veramente bene. R1 tra le giapponesi sicuramente la più competitiva a livello di capacità di metterti in mano le performance, è molto precisa a livello di percorrenza, di staccata. Teatro del nostro confronto è il circuito di Alcaraz, 3724 metri, un rettilineo da 800 metri, siamo a nord-ovest di Barcellona, circa 150 km. Abbiamo scelto questo tracciato proprio per la sua tecnicità, tortuoso, salite, discese, asfalto sconnesso, utile per capire quanto queste 1000 superbike possano essere guidate sia dall'amatore che dal professionista. E adesso il giro di Massimo Roccoli. Curve 1 e 2 serve scorrevolezza, le curve 3 e 12 evidenziano invece la trazione. Buca, curva 6-7, si precipita con il 9% di pendenza. Qui servono grande stabilità e controlli anti-wheel veramente con le palle. Curva 8, interminabile, delinea la precisione di guida di mantenimento della linea. La strettissima S evidenzia la maneggevolezza.
alternata molto inclinata tra la curva 13 e 14 richiede un avantreno molto solido e comunicativo. Protagonisti del primo giorno dei test sono stati i Pirelli Diablo Supercorsa SP, ovvero la versione omologata del pneumatico che corre nel mondiale stock. Dagli pneumatici racing, il Supercorsa SP eredita la filosofia costruttiva, le carcasse con cintura a 0 gradi e il disegno degli intagli. Il posteriore adotta però la soluzione bimescola per migliorare il comportamento stradale, assicurando grip in curva e stabilità sul dritto alla massima velocità. Utilizzati come primo equipaggiamento sulle moto italiane, i Pirelli Diablo Supercorsa SP sono degli eccellenti compagni per i track day. Sono gomme semplici da utilizzare, possiamo considerarle plug and play, perché sono in grado di adattarsi senza troppi problemi a molte ciclistiche. Gradiscono le termocoperte, ma non le richiedono obbligatoriamente. Ad Alcarrasa, ad esempio, le abbiamo utilizzate senza e sono bastati un paio di giri di pista per portarli a corretta pressione e temperatura. A proposito di pressioni, sulla pagina ufficiale Pirelli c'è una tabella molto chiara ed esplicativa, tabella a cui i tecnici Pirelli si sono attenuti scrupolosamente. Per cui siamo partiti con pressioni di 2.3 bar all'anteriore e 1.6 bar al posteriore, pressioni, come detto, misurate a freddo. Dopo un paio di giri, le Supercorsa SP raggiungono pressione e temperatura ottimali di utilizzo e si può spingere a fondo. Quanto a fondo? Tanto, visto che la differenza di tempi ad Alcaraz era inferiore ai 3 secondi rispetto alle collose Diablo Superbike SC1. Sorprendente la longevità, soprattutto considerando quanto abrasivo è l'asfalto di Alcaraz. Abbiamo cambiato solo il pneumatico posteriore a metà giornata, mentre l'anteriore ha retto un'intera giornata di pista per quasi 100 giri. La giornata si conclude, i tester iniziano a compilare i fogli di valutazione con le pressioni di guida di ciascuna moto. In quasi 100 giri a moto siamo riusciti ad entrare e comprendere al meglio ogni sfumatura delle moto presenti. Ora è tempo di fare sul serio. Una notte di riposo e saremo pronti per sistemare gli assetti e andare alla ricerca della performance assoluta.